L'idea di questa piazza, che avviene in contemporanea con altre 14 piazze su tutto il territorio nazionale, è quella di far sentire la voce e le rivendicazioni dei lavoratrici e delle lavoratori dello spettacolo e della cultura che sono senza reddito, senza lavoro da fine febbraio. In teoria si potrebbe aprire a metà di giugno, alcuni teatri lo faranno. Peccato che lo faranno con un personale ridotto, con molta meno possibilità di ricevere il pubblico e quindi molte poche persone riprenderanno veramente. Io sono un'artista di strada, lavoro prevalentemente a Torino ma in tutta Italia e questi mesi sono stata... L'unica strada era quella, il corridoio dalla camera da letto al bagno, non c'è un'altra strada possibile. Io voglio che mi dicano quando posso tornare in piazza, perché al momento non posso, e che mi dicano come tornare in piazza. Siamo tantissimi oggi in piazza perché pensiamo che abbiamo diritto di esistere e di tirare fuori la nostra voce oggi. Il nostro obiettivo è essere convocati a Roma per aprire immediatamente un tavolo di gestione della crisi, e dove due sono le parole d'ordine: reddito incondizionato e di categoria per traghettare tutti i lavoratori fino alla piena ripresa del comparto produttivo dello spettacolo e della cultura, e sicurezza sul lavoro con i protocolli adeguati per la crisi sanitaria e soprattutto con protocolli scritti dai lavoratori stessi. C'è un mondo dietro allo spettacolo e alla cultura.